Cari fratelli e sorelle, come domenica scorsa, anche quest'oggi, nel contesto dell'anno sacerdotale che stiamo celebrando, ci soffermiamo a meditare su alcuni santi e sante che la liturgia ricorda in questi giorni. Eccetto la Vergine Chiara d'Assisi, ardente di amore divino nella quotidiana oblazione della preghiera e della vita comune, gli altri sono martiri. Due dei quali uccisi nel lager di Auschwitz, Santa Teresa Benedetta della Croce e di Stein, che nata nella fede ebraica e conquistata da Cristo in età adulta, divenne monaca carmelitana, monaca, e sigillò la sua esistenza con il martirio. E San Massimiliano Kolbe, figlio della Polonia e di San Francesco d'Assisi, grande apostolo di Maria Immacolata. Incontreremo poi altre figure splendide di martiri della Chiesa di Roma, come San Ponziano Papa, Sant'Ippolito Sacerdote e San Lorenzo Diacono. Quali meravigliosi modelli di santità che la Chiesa ci propone. Questi santi sono testimoni di quella carità che ama sino alla fine e non tiene conto del male ricevuto, ma lo combatte con il bene. Da essi possiamo apprendere, specialmente i sacerdoti, l'eroismo evangelico che ci spinge, senza nulla temere, a dare la vita per la salvezza delle anime. L'amore vince la morte. Tutti i santi, ma specialmente i martiri, sono testimoni di Dio che è amore, Deus caritas est. I lager nazisti, come ogni campo di sterminio, possono essere considerati simboli estremi del male, dell'inferno che si apre sulla terra quando l'uomo dimentica Dio e a lui si sostituisce, usurpandogli il diritto di decidere che cosa è bene e che cosa è male, di dare la vita e la morte. Purtroppo, però, questo triste fenomeno non è circoscritto ai lager. Essi sono piuttosto la punta culminante di una realtà ampia e diffusa, spesso dai confini sfuggenti. I santi, che ho brevemente ricordato, ci fanno riflettere sulle profonde divergenze che esistono tra l'umanesimo ateo e l'umanesimo cristiano. Un'antitesi che attraversa tutta quanta la storia, ma che alla fine del secondo millennio, con il nichilismo contemporaneo, è giunta ad un punto cruciale, come grandi letterati e pensatori hanno percepito e come gli avvenimenti hanno ampiamente dimostrato. Da una parte ci sono filosofie e ideologie, ma sempre più anche modi di pensare e di agire che esaltano la libertà quale unico principio dell'uomo come arbitrarietà, in alternative a Dio, e in tal modo trasformano l'uomo in un Dio, ma è un Dio sbagliato, che fa dell'arbitrarietà il proprio sistema di comportamento. Dall'altra parte abbiamo appunto i santi, che praticando il Vangelo della carità rendono ragione della loro speranza. Essi mostrano il vero volto di Dio, che è amore, e al tempo stesso il volto autentico dell'uomo creato a immagine e somiglianza divina. Cari fratelli e sorelle, preghiamo la Vergine Maria perché ci aiuti tutti, in primo luogo i sacerdoti, ad essere santi, come questi eroici testimoni della fede e della dedizione di sé sino al martirio. E questo l'unico modo per offrire alle istanze umane e spirituali che suscita la crisi profonda del mondo contemporaneo una risposta credibile ed esaustiva, quella della carità nella verità. Angelus Domini nunciavit Mariae. E concepite Spirito Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Et verbum caro factum est. Peccabit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Oremus, gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelum annuntiante Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc erusque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers frères et sœurs, je suis heureux, chers pères francophones, de vous accueillir à Castel Gandolfo pour la prière de l'Angélus. L'Église, en ce dimanche, nous donne de reconnaître dans nos vies que la bonne nouvelle est nourriture et libération. Cette bonne nouvelle du Christ nous enracine dans la vérité et nous délivre de tout ce qui nous entrave, tant au plan spirituel que moral. En suivant l'exemple du Saint Curé d'Ars, je vous invite à vous laisser transfigurer par l'Eucharistie, qui est la source de tout amour. Je vous invite également à prier pour les vocations sacerdotales, afin que Dieu donne à notre monde les prêtres dont il a tant besoin pour servir à la prière et à l'Eucharistie. Je demande à Dieu de vous bénir, ainsi que vos familles et vos amis. I am pleased to greet the English-speaking pilgrims and visitors gathered for this Angelus prayer. The readings from today's Mass invite us to put our faith in Jesus, the bread of life, offers himself to us in the Eucharist, and promises us eternal joy in the house of the Father. During the summer holidays, may you and your families respond to the Lord's invitation by actively participating in the Eucharistic sacrifice and through generous acts of charity. Upon all of you, I invoke his blessings of joy and peace.
Von Herzen heiße ich die Pilgernbesucher deutscher Sprache in Castel-Gandolfo willkommen. Und natürlich alle, die über Radio und Fernsehen mit uns verbunden sind. Der Sonntag ist, wir wissen es, der Tag des Herrn, der uns in besonderer Weise Gelegenheit gibt, Christus, dem Sohn Gottes, zu begegnen, der unser Leben als Mensch geteilt hat und uns sich selber schenkt. Im heutigen Evangelium hören wir, dass er sich zum Brot für das Leben der Welt gemacht hat und unser Brot ist. Wer davon lebt, wer davon isst, wird das wirkliche Leben finden, das ewige Leben. Schenken wir ihm den Platz in unserem täglichen Leben, der ihm gebührt, und er wird unseren Hunger nach dem wirklichen Leben und nach der großen Liebe stillen. Der gute Gott geleite euch auf allen euren Wegen. Saluto cordialmente a los peregrinos de lengua española. Che si unen a esta oración del Angelus, en particular, el grupo de la Pastoral Juvenil de Toledo. Acompañados de su arzobispo, especialmente en el Día del Señor, invito a todos a buscar en la Eucaristía el pan bajado del cielo, el alimento que perdura y da la vida eterna, que la Santísima Virgen María interceda para que nunca falte este sustento de nuestra esperanza y nuestros esfuerzos por la paz. ¡Feliz domingo! Muchas gracias. Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Szczególne słowa wdzięczności kieruję dzisiaj do wielkiej rzeszy wiernych, którzy w te sierpniowe dni pielgrzymują pieszo na Jasną Górę i do innych sanktuariów maryjnych. Niech wasz pielgrzymi szlak obfituje przemianą serc, darem Bożego miłosierdzia i opieką Matki Bożej. Wasze modlitwą polecam moją papieską posługę intencje Kościoła, serce wszystkim błogosławiem. Dziękuję. Un cordiale saluto rivolgo infine ai pellegrini italiani. In particolare alle piccole sorelle dei poveri, con gli anziani e i volontari, ai fedeli di Monteleone di Puglia. È così! E sempre viva il Papa!
ai fedeli della parrocchia Nostra Signora della Salute in Cagliari, ai giovani della parrocchia Maria Madre di Dio in Siracusa, all'Istituto Secolare Compagnia di Gesù Maestro di Mazzara del Vallo, alla Compagnia dei Tipi Loschi del Beato Pier Giorgio Frassati, Maria Santissima, che invochiamo con la preghiera dell'Angelus, ci aiuti a rispondere sempre fedelmente alla vocazione, alla santità che Cristo rivolge ad ogni cristiano. Grazie per la vostra presenza. A tutti buona domenica.